Ancora ben trovati, eccoci insieme, l'almanacco e l'oroscopo in questo 22 di luglio. Ciao da Mauro. Oggi è Santa Maria Maddalena di Magdala. Abbiamo un magistrato, un saggista italiano, il suo compleanno, quello di Nicola Gratteri, 22 luglio 1958. Ed è nata oggi una modella, una soubrette, è nata in Croazia il 22 luglio del 1976, Nina Morić. 22 luglio, gli astri, le stelle, l'oroscopo. Il proverbio prima, quando vivono a lungo insieme, gli animali finiscono per amarsi, gli uomini per odiarsi. Ariete, giornata non del tutto favorevole. Alcuni aspetti planetari provocano disturbi al vostro cielo. Se dovete prendere decisioni di una certa importanza, sarà meglio che ci andiate cauti. Dunque, parola d'ordine per voi oggi è prudenza. Anche sul piano sentimentale sappiate muovervi con una certa diplomazia. Toro, approfittate di questo primo giorno di weekend per mettere ordine nelle vostre cose e nelle vostre idee. Cercate di mettere a punto un programma che vi consenta di pianificare al meglio i vostri impegni in rapporto alle vostre forze. Col partner nessun problema particolare e per i single buone novità. Gemelli. Le stelle vi guardano con occhi benigni e vi aiutano e vi proteggono in particolare nel campo della comunicazione. Favoriti anche gli spostamenti e i piccoli viaggi. Organizzate una bella scampagnata, una gita fuori porta, oppure andate al mare. Situazione brillante per i single, buon feeling per le coppie da tempo collaudate. Cancro. Benvenuta pigrizia. Oggi le stelle vi offrono più torpore che energia, dunque non lamentatevi se vi sentirete privi o quasi privi di iniziativa. Lasciate che le cose seguano il loro corso. Voi defilatevi, limitatevi a fare gli osservatori. Giornata adatta per le piccole cure del vostro corpo. Leone, stelle sufficientemente favorevoli per vivere una giornata di cui non lamentarsi. Quelli di voi che sono al lavoro, anche oggi, potranno contare su risultati forse non appariscenti, ma molto solidi. I frutti si vedranno meglio nel tempo. Le coppie in tensione dovrebbero ad ogni costo tentare di darsi una tregua. Vergine. Soprattutto per i singles, oggi sarà una giornata effervescente più del solito. Sono in vista incontri interessanti anche con personaggi un po' strani o comunque dalle professioni inusuali. Per chi è già in coppia e ama la rasserenante routine, sono assicurate ore riposanti, piccole dolcezze e molte gratificazioni. Bilancia. Non ci sarà tempesta nel vostro cielo, ma grosse nuvole sì. Potrete aspettarvele e ora che siete avvisati non uscite senza ombrello. Scherzi a parte, preparatevi ad una giornata piuttosto impegnativa in tutti i campi. Relazioni non facili, rischio di fraintendimento nelle comunicazioni. Rinviate firme e impegni di qualsiasi genere. Scorpione. Buona giornata, purché non pretendiate di permettervi tutto, anche quello che non è alla vostra altezza. Se saprete darvi dei limiti, se saprete dosare forze ed ambizioni, concluderete la giornata col sorriso sulle labbra. Ma se vorrete di più, rischierete soltanto di masticare rabbia e di rovinarvi il fegato. Sagittario, la chiave di questa giornata sarà il vostro ottimismo di fondo. Sarà esso a farvi superare con disinvoltura i piccoli ostacoli e i contrattempi che oggi le stelle non del tutto favorevoli sembrano intenzionati a mettere sulla vostra strada. Col partner sappiate patteggiare. Non insistete se trovate resistenza. Capricorno. Giornata adatta al riposo e voi dovreste proprio cercare di approfittarne. Adoperate anche queste ore per recuperare energie, per annullare gli stress accumulati nel corso della settimana. Il relax di oggi non sarà tempo perso, ma anzi guadagnato. Il vostro corpo ve ne sarà grato. Acquario. Stelle tutto sommato a voi favorevoli, dunque avrete buone chance per una giornata di cose che girano a favore. Potrete dedicarvi con successo a ciò che più vi preme, sia esso la conclusione di un affare o il programma di una prossima vacanza. Col partner, ore dolcissime. Per i single in vacanza, molte possibilità.
Pesci, situazione generale soddisfacente. Le stelle favorevoli contribuiranno a migliorarla o perlomeno a consolidarla. Un'idea originale, forse un po' balzana, troverà d'accordo anche il vostro partner e sarà festa. Divertitevi senza problemi, anche a costo di trascurare qualcosa di importante. Rimedierete poi.